Ragazzi, in questo video vi mostro la collezione in edizione limitata della Kiko che è stata lanciata questa primavera, ovvero la collezione Electric Town. Iniziando dal blush, questo qui è il Soft Touch Blush. Come potete vedere, la confezione esterna è molto carina, nei toni del lilla satinata, e infatti al tatto risulta essere leggermente ruvida. Sulla confezione ovviamente troverete, come al solito, il nominativo del prodotto, la scritta indicativa della tonalità sul lato e sul lato opposto gli ingredienti e la data di scadenza, quindi la durata dal momento dell'apertura. Dalla confezione in cartoncino estrarrete poi la confezione del prodotto vera e propria, che a differenza delle altre questa volta è nei toni dell'oro. Se vi ricordate, quella Out of This World era nei toni del viola scuro, la Posh Couture nei toni dell'argento, questa qui è nei toni dell'oro, sempre con questo effetto lucidissimo, effetto quasi metallo, quindi molto carina. All'interno troverete poi il blush. Allora, qui c'è un ampio specchietto, il blush e un pennellino. Allora, inutile dire che il pennellino si presta poco ad essere utilizzato come pennello da blush. Questo qui è il numero 02, il Pearly Pink Kiss. Nel concorso, se vi ricordate, c'era il numero 01. Questo qui è un blush cotto, come potete vedere è come se fosse suddiviso in tre zone: opaco, opaco, glitterato centrale. Come potete vedere, sulla pelle il colore risulta essere poco evidente, ma non perché di fatto non scriva, ma semplicemente perché posso garantirvi che la tonalità numero 02 è davvero molto molto chiara. È una sorta di rosa baby e ha ovviamente tanti glitterini dorati. Ora, purtroppo mi rendo conto che i glitterini possono piacere e possono non piacere, quindi questo sta un pochettino a voi scegliere, però nell'ambito di questa collezione ci sono anche blush opachi. Vi dico anche un pochettino di caratteristiche tecniche. Il prezzo costa 12,90€, ha una durata di, vi dico qui, 12 mesi dall'apertura e ha un quantitativo in grammi di 6 grammi. Andiamo avanti e vediamo le palette, che sono senza dubbio quelle un pochettino che richiederanno più tempo. Vi faccio vedere anche una confezione, come potete vedere questa volta è nei toni del celeste, mentre quella del blush era nei toni del lilla. Anche in questo caso la confezione è satinata, leggermente ruvida. Iniziamo con la numero 01 Ginza Grey. Perdonatemi se qualche nome non è esatto, ma comunque sono nominativi alquanto strani. Come vedete, la confezione è simile a quella del blush, però è quadrata, sempre dorata, sempre effetto metallo. Aprendo trovate lo specchio e i colori. Allora, questa qui è molto carina, è nei toni del grigio e del rosa. Questo qui è un rosa confetto, argento, grigio scuro e grigio scurissimo. Sembra nero, ma in realtà è comunque una tonalità di grigio molto molto scura. Tutte le palette per occhi sono wet and dry, quindi le potrete utilizzare sia con colori asciutti che bagnati. Le dimensioni dei singoli colori sono 1,5 x 5,5. Anche in questo caso, come nel caso della Posh Couture, i singoli colori sono in effetti parti, quindi strisce di un'unica cialda, il che talvolta potrebbe risultare un pochettino scomodo quando bisogna andare a prelevare il colore con il pennello, perché vi faccio vedere, prendendo un pennello leggermente più grande si rischia appunto di andare a pescare con la punta anche il colore superiore, quindi bisogna prestare attenzione ed è opportuno prelevare il colore sempre nel senso della lunghezza della cialda. Poi c'è la numero 02 che è Shinjuku Violet, eccola qui, che invece è molto carina ed è nelle tonalità del lilla. Questo qui è un bianco argento, glicine, viola carico e un viola scurissimo che è molto simile a quello della palette precedente. Per curiosità ve li faccio vedere anche affiancati, è quasi proprio lo stesso colore. Questa qui è la numero 03 che si chiama Harajuku Aquamarine. Ok, e questa qui è un avorio, quindi non è più un bianco ma va quasi nel beige, rosa shocking, turchese e blu elettrico. Numero 04 che è Omotesando Beige. Eccola qui. E questa qui ha colori proprio super naturali,
se non vi piace usare con i colori, con questa qui andate sul sicuro. Questo qui è un beige dorato che è più scuro rispetto a quello della palette precedente. Per curiosità ve lo faccio anche vedere comparato. Non so se riuscite a percepirlo, comunque questo qui della numero 04 è leggermente più scuro. Poi c'è un marroncino dorato, un bronzo e un marrone scurissimo. Numero 05 che è Roppongi Green, questa qui, che ha sempre un beige dorato, un verde ottaneo, bronzo scuro e marrone molto molto scuro. Allora, in questo caso già iniziamo a vedere qualche piccolo doppione. Il beige in questo caso è lo stesso della numero 03, quindi questa volta è proprio uguale, ed inoltre il marrone molto molto scuro è simile a quello della numero 04. La sesta palette non l'ho comprata proprio perché in effetti aveva come colori, si chiama la numero 06 Tokyo Teal, aveva come colori un beige chiaro avorio così, un turchese che per me era molto simile a questo. Poi aveva un viola che praticamente secondo me è molto simile a questo qui. Ed infine aveva un colore scuro che però in questa volta non era un grigio, credo sia proprio un nero, che comunque può essere tranquillamente sostituito anche con questo colore qui. Vi do anche qualche caratteristica tecnica. Il prezzo è di 13,50 euro. Sono in tutto appunto 6 varianti di colori. Io ve ne ho fatte vedere 5 che sono le 5 che ho. Hanno una durata di 18 mesi dall'apertura, sono wet and dry ed inoltre la cialda è di 9,5 grammi. Siamo alle matite. Queste qui vi faccio vedere sempre prima la confezione, anche in questo caso stiamo parlando di make up occhi e riscontriamo nuovamente la confezione nei toni del celeste. Questa qui è sempre satinata, sempre leggermente ruvida al tatto. Allora, le matite hanno un costo di 5,90 euro e sono le Urban Look Eyeliner & Kohl. Allora, ve le faccio vedere nell'ordine dei numeri, così. Allora, la numero 01 è questa qui, marrone, e il nominativo è brown. Allora, queste qui in effetti sono matite con lamina, vedete? E dall'altro lato hanno un gommino che consente appunto di sfumarle. La particolarità è che questo qui non è un gommino così, per modo di dire, è un gommino nel senso che è proprio di gomma ed è molto utile. Vi faccio vedere anche la mina per intero, così vi potete, ecco qui, vi potete rendere conto più o meno di quanto sia grande come dimensione. Di questi qui vi faccio vedere anche il test in diretta, sebbene comunque sul sito ci siano le immagini. Questo qui è un marrone leggermente bronzato, è molto carino e vi faccio vedere anche come è possibile sfumarla con il gommino. Si sfuma benissimo, vedete? Questo gommino è molto molto comodo da usare. Vedete? Poi ovviamente più sfumate, più il tratto diventerà, diciamo, meno calcato. Numero 02 che è Sea Green, ve la faccio vedere sempre sul dorso della mano. Questa qui è un colore perlato, Bright Green, che invece è la numero 03. Questa qui invece è quasi lo stesso punto di verde, però più scuro. La numero 04 che è Cobalt Green, questa qui è molto bella. Un verde scuro, Violet, questa qui che è la numero 05, che è glicine. Questa qui è bellissima anche perché è un colore nuovo. Numero 06, questa qui che è blu notte ed è quasi un viola molto scuro. Numero 07 che è bellissima. È un grigio antracite. Numero 08 black, che invece è opaco come tratto. Ha un costo, ripeto, di 5,90 euro. Hanno una scadenza di 24 mesi dall'apertura e il quantitativo di prodotto all'interno è 0,35 grammi. Comunque considerate che si tratta di una mina.
Come potete vedere, comunque anche dal test che abbiamo fatto sul dorso della mano, la mina è molto morbida, è resistente all'acqua e facilmente sfumabile. Sono adatte sia per l'esterno che per l'interno dell'occhio, tranne la numero 07, la Sparkle Grey, che per l'interno dell'occhio non è adatta perché all'interno ha dei micro glitter, quindi è sconsigliato l'uso per l'interno dell'occhio. Per farvi vedere che sono appunto allungate nuda, vi faccio vedere che diciamo, passandoci il dito su, comunque rimangono, vedete, belle intatte. Sono davvero molto resistenti. Basta appunto farle fissare per qualche secondo e il risultato è davvero duraturo. Vedete, i colori sono ancora ottimi. E come potete vedere, anche il dito non risulta particolarmente sporco, quindi di fatto vuol dire che proprio non trasferiscono. In particolare, vediamo ad esempio queste scure. Vedete, non trasferiscono molto colore, quindi sono di fatto davvero durature. Proviamo ad insistere di più. O per esempio con questa nera. Vedete? Proprio rimane fissa. Guardate. Anche sul dito. Vedete, non sbiadisce davvero pochissimo. Quindi questo era giusto un test per farvi vedere che sono effettivamente molto resistenti. Andiamo avanti, voglio farvi vedere la polvere illuminante, cioè la numero 03 Gold Touch. E queste qui in effetti sono dei vasetti con all'interno questa polvere illuminante. Vi faccio vedere. Ok, si presenta così. E sulla pelle possono essere utilizzati anche eventualmente sul corpo. Vedete, sono proprio super brillanti. È disponibile in quattro colori, questo qui è il dorato, poi c'è anche una versione in lilla che è quella che avevo inserito in concorso, una versione verde acqua ed una versione invece nei toni del bianco argento. Hanno un costo di 8,90 € e sono adatte sia per il viso che per gli occhi ed inoltre possono essere tranquillamente applicate anche sul corpo. Dura 24 mesi dall'apertura e il vasetto contiene 1,5 grammi di prodotto. Questa qui era la confezione esterna, essendo sempre un trucco per occhi e nei toni del celeste. Questo qui è la confezione esterna e è un trucco, diciamo, è un prodotto per le labbra, quindi cambia la confezione, questa volta è nei toni dell'oro, sempre satinato, ruvido al tatto. E il nome è l'Unlimited Lip Gloss, è un long lasting gloss ed è il numero 08 Rose ed appare così. Come potete vedere è un bellissimo rosa salmone con all'interno questi mini glitterini dorati, molto molto carino, ve lo faccio vedere anche sul dorso della mano. Qui. È quasi trasparente, però nel complesso è molto carino e discreto e i glitter quasi non si percepiscono. Questo qui, ha una durata di 36 mesi dall'apertura, un quantitativo di 8 ml ed un costo di 7,20 euro. Quindi queste qui erano le caratteristiche tecniche. Onestamente, non l'ho trovato un gloss a lunga tenuta, nel senso che i gloss a lunga tenuta sono il più delle volte anche piuttosto appiccicosi ed io personalmente non li amo molto. Questo qui invece è una via di mezzo, nel senso che rimane comunque cremoso e fluido sulle labbra, però ovviamente non dura tantissimo. Infine vorrei farvi vedere il Make Up Fixer. Questo qui è la confezione, questa qui è la scatolina esterna. E il Make Up Fixer è un po' come il famoso Fix Plus della MAC, lo vedete qui. Allora, questo qui in effetti è un fissante per il trucco che va vaporizzato appunto dopo aver completato il trucco. È leggermente alcolico, quindi di fatto evapora subito e non lascia nessuna forma di unto sul viso ed è molto comodo perché davvero evapora in un batter d'occhio. Devo essere onesta, all'inizio, quando l'ho provato su di me, siccome lo utilizzavo nel trucco così quotidiano, non mi sembrava essere un prodotto utilissimo perché di fatto non vedevo grandi miglioramenti. La differenza l'ho notata quando ho preparato, diciamo, una mia cugina per la sua festa di 18 anni e le ho vaporizzato questo fixer a fine trucco e
truccolo è rimasto intatto davvero fino alla fine quando ha preso la torta in faccia. Alcune di voi mi avevano chiesto via email se lo avevo provato e se poteva essere utilizzato come il Fix Plus per bagnare gli ombretti wet and dry o i pigmenti per renderli appunto più luminosi. Voglio fare con voi un esperimento in diretta utilizzando un Color Sphere della Kiko, un ombretto tradizionale che può essere usato appunto wet and dry. Quindi vediamo insieme la differenza, così che possiate vedere anche voi e giudicare voi stesse. Allora, io prendo un pochettino di ombretto con il pennello asciutto, ok, e lo applico sul dorso della mano. Lo faccio di qui perché purtroppo dall'altra mano c'ho tutti i test. Questo qua è il risultato dell'ombretto applicato senza alcun tipo di Fix Plus o fissatore. Adesso prelevo sempre con il pennello asciutto un po' di ombretto e ci spruzzo su il fissatore della Kiko e lo applico immediatamente sotto. Adesso ruoto il pennello in modo da prelevare altro ombretto con le setole asciutte e ci spruzzo il Fix Plus e lo applico ancora sotto. Come potete vedere voi stesse, credo che il risultato dell'esperimento sia abbastanza lampante. Contro, penso, quasi ogni aspettativa, il fissatore della Kiko è quello che ha dato il risultato migliore, perché soprattutto in termini di brillantezza, proprio di lucentezza del colore, non so se dalla telecamera riuscite proprio a vederlo, però a me sembra addirittura superiore rispetto a questo qui ottenuto con il Fix Plus della MAC. Cioè questo qui, guardate che luminosità, questo qui asciutto quasi impercettibile. Quindi nel complesso, vedete, mi sembra proprio il risultato migliore. Quindi a questo punto mi viene da rispondervi sì, potete utilizzarlo tranquillamente per bagnare i vostri ombretti. Questo qui è leggermente profumato, ha un costo di 6,90 € e un quantitativo di 75 ml contro i 100 ml del Fix Plus della MAC. Però vi ricordo che il Fix Plus della MAC io l'ho pagato 16 €. Ora che si sono leggermente fissati gli ombretti, per curiosità vorrei anche passarci su un pochettino di questo qui in polvere. È completamente svanito. Questo qui con il fissante della Kiko anch'esso si è sbiadito. Idem per questo qui della MAC, che forse risulta essere ancora un pochettino più evidente rispetto agli altri. Quindi diciamo che nel complesso, come risultato a livello di pigmentazione, sicuramente questo qui della Kiko. Come fatto di resistenza, forse questo qui della MAC dura un pochino di più, però come potete vedere si sono scoloriti tutti, proprio insistendo con la mano. Quindi spero che questa review possa esservi stata utile e al prossimo video. Ciao!